L'accoglienza degli ucraini in fuga dalla guerra. A Trieste sono stati trovati nuovi posti all'interno dei centri di accoglienza straordinari. Sentiamo Giuliano Sadar. Sulla spinta dell'emergenza rifugiati in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, Comune di Trieste e Prefettura hanno stipulato una convenzione che va a ampliare le strutture di accoglienza già esistenti. Il documento, firmato nella Sala Azzurra del Municipio dal Sindaco di Piazza e dal Prefetto Vardè, incrementa la disponibilità di appartamenti messi a disposizione del Comune nell'ambito del programma CASI, i cosiddetti centri di assistenza straordinaria. Gli appartamenti accoglieranno 20 persone che vanno ad aggiungersi alle 90 già a Trieste per far fronte a un'emergenza precisa, l'arrivo di diverse mamme ucraine con bambini portatori di disabilità nell'ambito dell'operazione Trieste Abbraccia Mykolaiv, organizzata dal Comune nel mese di aprile per portare aiuti umanitari al confine tra Romania e Ucraina a favore della città di Mykolaiv, con la quale è attivo da più di 20 anni un progetto di cooperazione. L'organizzazione è delegata al Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, che fa capo all'assessore Carlo Grilli. Da parte della Prefettura, quindi lo Stato, la disponibilità di assistenza economica per mandare a buon fine l'iniziativa. In questo accordo formalizziamo la messa a disposizione di una serie di posti letto, quindi di strutture di accoglienza con relativi servizi da parte del Comune di Trieste, e con questa firma assicuriamo la copertura della spesa da parte del Ministero dell'Interno.